Harry ha copiato la sua Dark Horse del rapper cristiano Marcus Gray, meglio noto come Flame. A stabilirlo è stato un tribunale di Los Angeles, secondo cui il brano, estratto dall'album Prism della cantante, è un plagio di Joyful Noise scritto dal rapper. Katy Perry, chiamata a testimoniare, ha negato, dichiarando anzi di non aver mai sentito quella canzone prima di aver registrato la sua. Si è anche offerta di cantarla in aula quando per un problema tecnico non si riusciva a riprodurre il brano. Il suo team ha descritto il ritmo di entrambe le canzoni molto comune, sostenendo che per questo motivo Flame non può rivendicarne i diritti. Ma i legali del rapper hanno controbattuto sostenendo che Katy ha copiato una parte importante. La giuria ha comunque deciso per la sua colpevolezza. Gray aveva intentato la causa nel 2014 e ora il tribunale dovrà stabilire per quanto Katy dovrà risarcirlo. Dark Horse è uno dei suoi maggiori successi, ha venduto più di 13 milioni di copie in tutto il mondo e il video è stato il primo di un'artista femminile a raggiungere 1 miliardo di visualizzazioni sia su YouTube che su Weibo.